Lombardia una regione a statuto speciale. Sì, assolutamente, questa è la nostra proposta, questo è il nostro intento. Oggi presentiamo la richiesta di referendum, noi vogliamo sentire il popolo, vogliamo che la gente si esprima, anche perché diventare una regione a statuto speciale vorrebbe dire avere una serie di vantaggi enormi in più, per esempio trattenere il 100% delle tasse, per esempio avere la possibilità di condizionare le banche, perché anche sulla disciplina del credito, se prendiamo esempio magari alcuni statuti che ci sono in altre regioni, come per esempio quello della Sicilia, poter intervenire avendo una previdenza integrativa, poter aiutare quindi le persone che magari rischiano di lavorare ancora 25 anni per poi avere una misera pensione, in futuro a poter intervenire direttamente sull'ordine pubblico. Insomma, sono tante le materie, tante le competenze, tutte le competenze legislative, e questo naturalmente farebbe della Lombardia una regione autonoma. Pensate il fatto di trattenere tutte le tasse qua, quanti problemi potremmo risolvere non solo per la nostra gente ma soprattutto per le nostre imprese, che sono alla fine il motore di tutto il paese. Nella riforma proposta dal governo cosa intravede invece? La proposta invece Renzi va nella direzione opposta, nel senso che Renzi vuole cancellare le regioni. Quindi alla fine toglie di fatto tutte le competenze esclusive, diciamo così, riporta tutto in sé verso un riaccentramento dei poteri sostanzialmente. E questo è molto negativo, perché alla fine vorrebbe veramente dire schiacciare, soffocare quella voglia di autonomia e di libertà che c'è non solo in Lombardia, ma come abbiamo visto da un po' di tempo questa parte, soprattutto in Veneto. Oggi siete venuti proprio con la bandiera di San Marco. Sì, per esprimere solidarietà a tutte quelle persone, a tutti quei cittadini che vogliono autonomia, vogliono indipendenza, vogliono un Veneto libero, Lombardia libera, un Nord libero da una tassazione di Roma che ormai ha reso ormai allo strenuo tutte le nostre, tutti i nostri cittadini, tutte le nostre imprese.